del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. È stato cantato Salve o nostro Santo. Oggi celebriamo la memoria di San Giovanni Bosco, che è il patrono degli educatori, dei giovani, dei ragazzi, dei bambini. Quindi celebriamo la figura di un grande santo che ha fatto dei giovani veramente un mondo di aggregazione. Voi sapete che è stato anche il fondatore degli oratori, aveva iniziato con la società dell'allegria, questo santo, che era proprio un preludio a questi luoghi proprio per far stare insieme tutti i ragazzi, tutti i giovani, a condividere le proprie esperienze di vita, le proprie gioie, le proprie sofferenze, ma soprattutto a condividere l'amicizia nell'allegria. Allora vogliamo essere qui oggi a pregare per San Giovanni Bosco insieme a lui, affinché interceda per noi presso il Signore, proprio perché ci faccia veramente capaci, ci rende veramente capaci di vivere quell'amore e quella passione per Dio che lui ha inculcato in tutti quei giovani che ha curato nella sua vita. Davide, egli fu detto, Uria non è sceso a casa sua. Davide lo invitò a mangiare e a bere con sé e lo fece ubriacare. La sera Uria uscì per andarsene a dormire sul suo giaciglio con i servi del suo signore e non scese a casa sua. La mattina dopo Davide scrisse una lettera a Joab e gliela mandò per mano di Uria. Nella lettera aveva scritto così: ponetevi in di mattina dove più febbre la vista, poi ritirati da tutte e vesti tutti. Possiamo paragonare il regno di Dio, chi è stato attento, a un granellino, il granellino di senapa, il più piccolo di questi granellini, ma che fa un albero grandissimo. E così è il regno di Dio. Gesù mette dentro di noi il seme della fede, così come ha fatto con San Giovanni Bosco, perché poi dobbiamo crescere nella sua sapienza, nel suo amore. Dobbiamo cioè maturare. Che cosa era il frutto? Matura, no? Mica possiamo mangiare il frutto a tempo. No. Bisogna attendere che il frutto sia maturo. Ed è ciò che ha fatto San Giovanni Bosco. Gesù, il Signore, gli ha messo un granellino di senapa dentro. E così è maturato, è cresciuto ed è diventato un grande educatore. Attraverso
il suo amore per i giovani in particolare, infatti tre erano i pilastri della sua educazione, quello della religione, della ragione e dell'amorevolezza. Nella perseveranza, la gioia, come appunto abbiamo festeggiato nell'Alleluia, e poi il rispetto del Papa, cioè il rispetto di ciò che la Chiesa ci insegna, che ci manifesta attraverso il Papa, a cui dobbiamo tutti ubbidire, no? E allora crescere secondo questi principi, diceva San Giovanni Bosco, significava avvicinarci sempre più al Signore. E allora questo deve essere il messaggio di quest'oggi, ragazzi. Crescere secondo quello che è stato il disegno di Dio attraverso l'esempio di San Giovanni Bosco e di tanti educatori. Vedete, lui accanto, San Domenico Savio, che è un altro esempio di quella che è stata la sua missione, la sua predicazione, il suo modo di agire verso i giovani. Signore Gesù, noi bambini fidiamo a San Giovanni Bosco per essere più che per essere più buoni, quieti e altruisti. Preghiamo. Per l'intercessione di San Giovanni Bosco, ascoltaci, oh Signore. Signore Gesù, fa che tutti i bambini del mondo incontrino una mano amica, un gesto d'amore e un sorriso, affinché ognuno di noi possa dare, con l'aiuto di San Giovanni Bosco, gioia e serenità. Preghiamo. Per l'intercessione di San Giovanni Bosco, ascoltaci, oh Signore. Gesù, ti preghiamo per gli ammalati, fa che, sostenuti dal tuo amore, affrontino la sofferenza con serenità e forza. Ti preghiamo. Per l'intercessione di San Giovanni Bosco, ascoltaci, oh Signore. Signore Gesù, giudica sempre con guidaci sempre con il tuo amore infinito, affinché possiamo crescere disponibili a te verso gli altri, come invece San Giovanni Bosco. Preghiamo. Per l'intercessione di San Giovanni Bosco, ascoltaci, oh Signore. Signore Gesù, sostienici nelle difficoltà della vita, facci sentire fratelli e fa che la tua presenza nel nostro cuore ci aiuti a saperti riconoscere nel nostro prossimo. Noi ti preghiamo. Per l'intercessione di San Giovanni Bosco, ascoltaci, oh Signore. Signore Gesù, ti chiediamo di illuminare con la luce del tuo amore le nostre famiglie, affinché ci possano guidare con saggezza e umiltà. Noi ti preghiamo. Per l'intercessione di San Giovanni Bosco, ascoltaci, oh Signore. Preghiamo anche per il nostro oratorio, affinché veramente possa crescere secondo quelli che erano i principi di Don Bosco. Preghiamo perché appunto ecco sia un luogo di aggregazione, di unione, di amicizia, di fraternità. Secondo anche colui che porta il nome, no? Don Giustino, anche lui amante tantissimo dei giovani, amava tanto i giovani, fino a costruire i volontari di Gesù, si chiamava, sbaglio, volontari di Gesù e i fedelissimi. E da lì è partito questo amore di Gesù, di Don Giustino per Gesù. E allora preghiamo affinché tutti i giovani che prenderanno parte a questo oratorio possano crescere veramente in santità di cuore. Preghiamo per l'intercessione di Bosco, ascoltaci, Stillo, che nella sua sofferenza ma ha donato veramente la sua vita anche per amore dei giovani, ha scritto tanto e ha mostrato appunto nella sua sofferenza tanto amore per Gesù, per i giovani, per tutti coloro che gli vivevano accanto, quindi per la sua famiglia. E preghiamo anche per Giustino, tutti lo ricorderete come vigile, ma anche lui
attraverso il calcio è stato vicino a tanti giovani di Ligusano e per questo preghiamo il Signore che tu li accolga nel Regno dei Cieli. Preghiamo per l'intercessione di San Giovanni Bosco, ascoltaci, o Signore. O Signore, che nelle acque del battesimo purifichi e rinnovi la tua Chiesa per renderla santa e immacolata, donaci la grazia del tuo Spirito, perché sulle orme di questi santi possiamo annunziare la tua immensa vita.